Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video recensioni di alcuni prodotti. Poi insomma voglio cercare di fare un video in cui chiacchiero un po' con voi perché ovviamente qui su YouTube sono sempre stata latitante, ma ultimamente sono un po' sparita perché ovviamente con il negozio non ho tempo. Vabbè, innanzitutto non fate caso alle ciglia che questi qui sono quelli che ho preso su Shein e non sono proprio un granché, francamente. Quindi, boh, sembra che ci abbia anche gli occhi storpi. Boh, vabbè, insomma, a parte questo discorso qui, voglio fare un video in cui chiacchierò con voi, magari mentre mi trucco, un blog, insomma, qualcosa per raccontarvi un po' del negozio, aggiornamenti, perché magari se mi seguite su Instagram, ovviamente siete più aggiornate. Per chi magari mi segue solo qui su YouTube, mi sono un po' persa per la via. Quindi presto voglio fare un video vlog, che con questo tempo, lavorando, ancora a scuola e tutto, diciamo che poi fondamentalmente sono sempre in casa, quindi non è che vada chissà dove. E quando vado c'ho sempre fretta, quindi non ho tempo di stare dietro col telefono a fare video, a riprendermi e quant'altro. Quindi insomma, vabbè, è un po' così. Vabbè, a parte questo, spero che state tutte bene, tutte e tutti bene. E direi di partire. Allora, partiamo subito con una mascherina, una maschera viso, questa qua di Kiko, una semplice maschera nutriente all'avocado. È molto 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 carina, niente di miracoloso, però devo dire che mi è piaciuta. Fa il suo, una volta tolta la maschera la pelle sembra molto rimpolpata, levigata, idratata, quindi mi è piaciuta per il costo che ha, un'ottima mascherina. Tra l'altro di questa linea qui voglio provare anche gli altri prodotti, sempre per il viso. C'è il contorno occhi, la crema viso, mi sembra, insomma c'è un po' di cosine, quindi voglio provarla, magari più verso l'estate perché è molto leggerina, come tipo di texture. Poi andiamo avanti. Ho finito, sì, nell'inverno praticamente ho finito la crema dopo sole di Yves Rocher. Ottima, ottima crema dopo sole. Praticamente mi era rimasta un po' e ho continuato ad utilizzarla nel periodo invernale. Molto, molto carino, veramente fresca bene la pelle. L'ho voluta finire anche in inverno, però appunto avendo questo effetto rinfrescante sulla pelle, l'inverno mi dà un po' fastidio, francamente. Invece l'estate l'ho amata e poi anche il profumo è molto neutro. È molto neutro, delicato, insomma, devo dire che mi piace molto questo latte dopo sole, quindi super promosso. Poi andiamo avanti, struccante, struccante. Questo qui è il super strucco di Clio Makeup. Mi è piaciuto anche questo, mi è veramente piaciuto. Anche questo ha un odore molto leggero, molto neutro, e veramente va a struccare molto molto bene il make-up. Non pizzica l'occhi, non vi si appannano. Mi è veramente piaciuto, costicchia un po' perché costa solo 25 euro, mi sembra, però magari lo prendo quando c'è qualche sconticino. E francamente poi mi è durato anche tanto, perché comunque sia lo uso quando ho dei look super strong che hanno bisogno di doppia detersione, quindi vado lì, massaggio bene anche le ciglia, le massaggio bene, poi ci metto un pochino d'acqua e rimassaggio bene, poi tolgo tutto con un panno umido e devo dire che il trucco viene via alla perfezione, quindi super promosso. E poi il fatto che non mi appanna la vista, perché alcune burri struccanti mi appannano la vista, mi danno di un fastidio allucinante. E invece questo qua non mi appanna la vista e quindi mi è piaciuto molto. Quindi super promosso. Prodottino bocciato. Almeno io, cioè, non sono riuscita nemmeno a finirlo e ormai ha veramente troppo tempo e devo buttarlo. È praticamente questo qua che è uno spray per phon e piastra. Quindi va applicato sui capelli perché è un termoprotettivo prima di fare il phon e prima di fare la piega. E non lo so, mi sembra che mi appesantisca il capello pur dandocene poco perché lo do solamente sulle punte e poi insomma comunque sia è spray, quindi non è che ce ne va, non è una crema che allora magari dosarla è più difficile, cioè con uno spray dai una spruzzata e li finisce.
mi sembra un po' che mi appesantisca il capello e che quasi quasi me lo secchi anche, francamente. Quindi non lo so, non mi è piaciuto, l'avevo comprato perché ne avevo sentito parlare bene, francamente. L'avevo visto forse anche in un video, non mi ricordo, ma a me non mi è piaciuto. Infatti, cioè, proprio non sono riuscita a finirlo ed è veramente tanto che ce l'ho. Veramente tanto, quindi è giunta l'ora di dirgli ciao. Poi abbiamo il mio amore. Ho finito la Missing Glow di Mesauda. A breve mi arriva in negozio, anzi, forse quando vedrete questo video sarà già in negozio. E sono veramente felice, felice di lavorare con questa azienda e di rivendere questa azienda perché è un'azienda super, iper valida. Ha un costo piccolo rispetto a tanti brand, cioè perché veramente la qualità che ha è molto molto alta. Veramente ho fatto salti mortali per avere questa azienda in negozio, usandola da anni, so cosa vado a vendere, so cosa vado a usare sulla cliente quando devo truccare, quindi sono veramente felice. Questo qua appunto è la Mist & Glow, è uno spray sia fissante ma anche ravvivante del make-up e io Uno, due. stavo dicendo, e io lo adoro, se poi avete una pelle secca, questa è la vita, è veramente la vita, top, perché una pelle grassa magari lo può utilizzare appunto per vitalizzare un po' il trucco, e magari come fissante uso qualcosa di più strong, di più matte, se avete una pelle secca, arida come il deserto, questa ragazze è manna dal cielo, perché veramente è bella, 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 bella. L'ho finita, ora ho l'altra versione. Ma appena mi arriva in negozio, ovviamente tornerà tra le mie mani. Ottimo, ottimo, ottimo. Poi, allora, fondotinta. Questo qui è il Trum Skin di Catrice Cosmetics. Voi vedete questa colorazione, ma è sbagliata. Praticamente quando è uscito che l'ho acquistato, ho preso due colorazioni, ho preso, ve lo dico subito, la 030 Natural Sand e ho preso questa qui, la 004 Natural Porcelain, si legge così, Porcelain, vabbè, insomma, questa qui, perché ero indecisa, non sapevo quale prendere e questa qui per me è troppo, troppo, troppo chiara, veramente troppo chiara, infatti non so neanche a chi darla perché non ho amiche così chiare, o perlomeno avrei un'amica così chiara, ma non la vedo mai. Quindi non so quando la rivedrò perché siamo lontane, siamo distanti e mi dispiace però buttarlo via perché vabbè, torniamo alla recensione perché è un ottimo fondotinta, veramente ottimo fondotinta, super idratante, super luminoso, non fa spessore, effetto seconda pelle, è veramente bello, ha una media comunque sia coprenza, nonostante sia molto leggero, ha una media coprenza e questo l'ho utilizzato tanto anche per truccare. Veramente, quindi bellissimo, veramente bellissimo. Io non lo so se c'è una persona tra voi che mi segue che è chiara, perché è veramente chiaro. Non lo so, mi scriva sotto nei commenti, mi scriva su Instagram in privato, vi pagate la spesa di spedizione e ve lo portate a casa. Perché mi dispiace buttarlo via perché è troppo bello questo fondotinta, però per me appunto non va bene. Però super promosso, se non l'avete provato, avete una pelle matura, secca, questo è perfetto. Anche per una pelle grassa, però una pelle grassa lo deve fissare bene. Veramente bellissimo, bellissimo. Poi, allora, passiamo ad una cipria. Questa qui è la Fenty Beauty. Io mi domando il perché ho preso questa cipria. Già avendo una pelle secca, io di cipria veramente ne uso non poca. Meno di poca e questa è secca, 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 vi prosciuga l'anima, troppo secca e anche questa mi dispiace buttarla via perché praticamente è nuova, non ha nessun tipo di odore, è molto sottile, molto molto sottile come cipria, però non è adatta alla mia pelle, assolutamente, anche proprio usandone pochissima non è fattibile.
assolutamente non è fattibile, e questa lo utilizzavo appunto quando dovevo truccare su pelle grassa, ma adesso avendo comunque sia Mesauda in negozio, trucco con Mesauda ovviamente, quindi questa non la uso. Qua stesso discorso, io non ho amiche con la pelle grassa, quindi non so a chi darla. Se qualcuno fosse interessato, ripeto, si paga la spesa di spedizione, mi scrivete e ve la invio, insomma. Perché anche questa è nuova e mi dispiace tantissimo buttarla via, però non la posso utilizzare. Poi andiamo avanti, abbiamo un mascara. Questo mascara è la vita. È la vita, ha un costo, ma cioè, irrisorio proprio. Veramente, cioè, ci comprate un pacchetto di cingomme col costo di questo mascara, e sto parlando dell'Instant Volume Mascara Ultra Volume di Astra. Questo qua, in questa colorazione, ho anche le altre, ma ancora non lo provate. Questo è bellissimo, veramente bellissimo. Allora, da volume, assolutamente sì. Aspettate che è finito e mi partono i pezzettini secchi ovunque. Questo è il suo scovolino, fatto a clessidra, così. Molto bello questo scovolino perché ha una grandezza tale che vi permette di applicare bene il vostro mascara senza sporcarvi eccessivamente. Io l'ho adorato in curva, cioè io ragazze ho le ciglia dritte che vanno verso il basso, cioè proprio le lunghe perché ho delle ciglia lunghe, però veramente l'ho, cioè no, poche dritte e verso il basso, cioè orrore, veramente orrore. Con questo riesco a vedermi già diversa. Senza usare né primer, senza usare né piegaciglia, proprio lo vedo dalla parte finale, che è quella che poi mi va verso il basso, che tende a incurvarmi, quindi ha un ottimo potere incurvante e poi anche volumizzante. Poi non so se la allunga perché io le ho già lunghe, quindi la lunghezza la vedo. Comunque costa nemmeno 3 euro. È da provare, è da avere, bellissimo, bellissimo mascara. Top, veramente mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, c'ho anche già il nuovo. Ora sto provando altri mascara, però l'ho ripreso perché questo mi piace davvero tanto. Per il costo che ha, meraviglioso. Ok, andiamo avanti. Ancora make-up e troviamo lui. Questo qua è il duo matte che penso non facciano più. Della Makeup Forever, l'ho adorato. Allora, praticamente questo qua è un fondotinta in polvere. Eccolo qua, sotto aveva la spugnettina. È un fondotinta in polvere che utilizzavo sempre in estate come cipria. Praticamente davo il mio fondotinta e sopra per fissare mettevo lui. Ovviamente potevo metterlo solamente quando ero abbastanza abbronzata perché ho sbagliato colorazione, l'ho preso scuro perché questo qui era il numero 209, ma tanto anche se non ve lo dico perché non credo che ci sia sempre a catalogo, penso che questo duo matte l'abbiano proprio tolto, e comunque devo dire che era molto 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 bella e l'ho utilizzata, praticamente lavoravo nel vecchio centro, ora è 3 anni che non ci lavoro, insomma. Ha un bel po' di anni, eh? Veramente un bel po' di anni, non so la scadenza, perché qua tra l'altro la scadenza non c'è nemmeno scritta. Boh, strana questa cosa, forse era scritta sulla scatolina originale, cioè sulla scatolina esterna, però molto molto bello perché dava coprenza. Dava coprenza senza appesantire la base e cioè, mi piaceva tantissimo questo qua. Soltanto vedete com'è scuro e questo lo potevo utilizzare solamente quando ero super abbronzata. Infatti, nonostante tutto, abbiamo il solchino, roba, forse non lo vedete, però l'ho utilizzato tantissimo. Mi è giunta l'ora di buttarlo questo proprio va assolutamente buttato, ma super super promosso. La Makeup Forever è un'ottima azienda, ma costa tanto. Cioè, costa tantissimo. È un marchio costoso, ecco. Ragazze, qui è quasi tutto di make-up, eh? C'è poca roba. C'è qualcosa di unghie, ma poca roba. Allora, lui,
Questo qua è un primer occhi di un'edizione limitata di Wycon in collaborazione con Niloufar e mi è piaciuto tantissimo. L'ho finito, mica scala roba di mano, l'ho completamente finito, ma veramente veramente carino è stato questo primer. Lo utilizzavo per i make-up tranquilli, quindi nude, semplici, naturali, e va veramente a dare, come si dice, leviga la palpebra, ve la rende luminosa, quindi davvero molto molto carino. Non credo che ormai ci sia più perché appunto è una vecchia collezione limitata e la pecca delle collezioni in versione limitata è che poi se ti piace un prodotto non lo puoi riacquistare. Quindi è un po' così questa cosa, però vabbè, non l'avrei nemmeno riacquistato perché poi ho tanti primer occhi da provare, per carità. Però insomma è stato molto carino e sono contenta di essere riuscita, cioè, proprio a finirlo. Veramente carino. Comunque super promosso. Se poi vi capita che magari in qualche Wycon è in saldo, prendetelo perché è davvero ottimo. Mascara, un altro mascara, questo qui è di Tarte, è Light. È cancellato Lashes, vabbè, non si vede più bene la scritta. Praticamente è questo mascara con questo scovolino super stretto, super sottile. Lo scovolino mi piace tanto perché arrivate a prendere le ciglia più piccoline, soltanto che mi si è seccato subito praticamente. Ora non so se la versione full magari non fa così. Non fa così, però questo qui mini size mi è proprio seccato, quindi a parte che non è che mi facesse impazzire particolarmente come tipo di formula, perché è una formula molto secca, almeno questo qui, non so se è questo qui nella mini taglia o se anche quella grande è uguale, comunque non mi è piaciuto questo qua, tra l'altro costicchia, quindi insomma. Non è per le mie ciglia, non è adatto assolutamente alle mie ciglia. Lo scovolino super carino perché, vi ripeto, riuscite a prendere tutte le ciglia, ma a livello di formulazione la trovo molto molto secca e anche proprio il prodotto totale dura veramente poco perché si secca subito, eppure cioè, sì, l'ho chiuso bene e tra l'altro una cosa molto importante ai mascara è non fare così per prendere il prodotto perché entra aria e si seccherà più velocemente. Io praticamente quando compro un mascara che è nuovo, mi piace quando la formula è leggermente addensata. Quindi cosa faccio? Io apro il mio nuovo mascara, faccio questa cosa e poi lo richiudo. Stop. Così la formula è entrata un pochino d'aria, la formula si addensa un pochino e il mascara secondo me è molto più performante rispetto che ad applicarlo subito nell'immediato, però poi nelle applicazioni successive ovviamente non faccio questo gesto perché sennò veramente vado a seccare la qualunque. E vabbè, comunque sì, a parte questa cosa, non so se lo sapevate, comunque sì, ve l'ho detta, bocciato, non mi è piaciuto questo prodotto. Poi Cover Stick Foundation di Mesauda. Allora, questo qui, appunto, come dice il nome, è un correttore in stick. Allora, io non sono per niente amante del correttore, per niente amante dei correttori stick. Tra l'altro questo qui un po' l'ho utilizzato, però non sono riuscita a finirlo, cioè ce n'è sempre un botto. Questa è la quantità che c'è ancora all'interno, ma è troppo peso, anche se sono francamente ideati per chi ha la pelle secca, perché appunto essendo questa è la quantità che ho utilizzato. Essendo le stick sono più ovviamente adatte a una pelle secca perché una pelle grassa con questo qui veramente cioè diventate olio puro, però mi rimane troppo troppo spesso. Cioè per utilizzarlo devo andare con il pennello proprio così e stenderlo super tirato, super sottile, ma poi ha un effetto che sulla mia pelle non mi piace, non lo so, via. Quindi questo qua non mi è piaciuto, ma è di Mesauda, ma non credo che sia il problema di questo qui di Mesauda. Penso che tutti i correttori stick a me non facciano impazzire, perché poi ne avevo provato anche un altro e non mi è piaciuto. Quindi io ho dei problemi un po' con i correttori, con i fondotinta nei stick.
non mi piace proprio, quindi io avevo la colorazione latte, tra l'altro non era nemmeno super indicato come tipo di colorazione, ne avevo presi tre addirittura di questi qui, ma di tre non me ne andava bene uno a livello di colorazione, quindi niente, via, bocciato lui. Poi questo qua abbiamo praticamente una Face Mist di Kiko, praticamente della collezione di Natale dell'anno scorso, e mi è piaciuto un botto, ragazze. Cioè, questo qui, anche questo lo trovo indicato per una pelle secca, assolutamente, perché una volta che ve lo date vi dà proprio radiosità alla pelle, veramente vi si illumina, boom! Mi si illumina nel senso non che è unta, non una pelle unta, ma una pelle radiosa. Bellissimo, veramente bello. E se questo dovessi ritrovarlo a giro per Kiko, magari in sconto, lo voglio riprendere perché mi è piaciuta tantissimo. Ma poi anche la profumazione mi è piaciuta, poi carinissima all'interno, aveva questi petalini. No, cioè, questa qui purtroppo non riesco più a prelevarlo. Vedete, se lo tengo su non riesco a prelevarlo, ma mi è piaciuta veramente. Tanto, 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 cioè, l'ho finita. Ho 2500 spray fissanti e questo mi ha fatto impazzire, specialmente nel periodo invernale che io tendo anche qua intorno alla bocca ad averla molto secca. Mi è piaciuto veramente tanto, super, iper promosso, veramente. Ultime due cosine di make-up, di solito alterno, però le cosine delle unghie sono praticamente tutte in fondo, quindi ormai proseguo con il make-up. Altro fondotinta, sempre sta parlando di Astra, ed è il Transformist Foundation e Concealer. Fondotinta più correttore, super coverage. Chi mi segue da un po' sa che questo, se voglio una base proprio murata, questo è il fondotinta della vita. Cioè, io l'adoro, l'adoro. Io l'ho nella colorazione numero 2, è bellissimo, veramente bello. Quando veramente voglio una full face super strong, questo è stupendo anche per una pelle secca, perché non secca. Cioè, non secca, non va a evidenziare le rughettine, le pieghette. Veramente bello, lo applico assolutamente con la spugnetta perché se no, cioè la base diventa troppo pesa. Se lo applicate con una spugnetta e ne mettete poco, vi risulta una base coprente, super leggera. È bellissimo. Ha questo applicatore, questo qua. Questo qui praticamente ce n'è sempre un po' perché, come vi ho detto, io questo qui lo uso solo esclusivamente quando devo fare una bella impalcatura perché se no. Uso cosine un pochino più leggere, cioè io lo adoro. E questo ora praticamente è scaduto, l'ho buttato e ho la confezione nuova. Quindi questo è andato. Non ha profumazioni, non dà fastidio, ma è proprio bello, è veramente bello, ragazze, cioè bellissimo, veramente bellissimo. Guarda, mi è dispiaciuto farlo scadere. Potevo continuare a utilizzarlo magari appunto stendendolo molto più sottile senza esagerare, ma è giunta l'ora di buttarlo e visto che ho quell'altro lì pronto nuovo, preferisco cambiarli e non mettere più lui, però insomma l'ho utilizzato veramente tanto, super promosso, bellissimo, ve lo straconsiglio assolutamente. Poi passiamo a Neme Cosmetics. Allora, questo qua praticamente è il mascara colorato per le sopracciglia. Allora, a me mi fa tutti i pipporini, cioè mi si sgretola tutto. Mi si sgretola tutto. A parte che ho preso una colorazione, secondo me, troppo scura. Ora io non mi ricordo se ce n'è, sicuramente ce n'è una più chiara rispetto a lui. Questo è Lisboa Ebony. Non mi ricordo quante colorazioni ci sono. Però ne avevo sentito parlare super bene, ma io quando me lo do, a parte, ripeto, è troppo scuro, quindi dovrei provare a prendere la colorazione più chiara, ma poi mi si secca e mi si sgretola tutto ed mi fa un effetto bruttissimo, veramente bruttissimo. Non lo so, appena aperto proprio, cioè non è che da lì che l'ho aperto, l'ho lasciato lì per settimane e poi lo sono andata a riutilizzarlo. Proprio appena aperto mi fa questo effetto. Poi c'è tanto prodotto, cioè mi viene
troppo troppo prodotto. È proprio secco. Cioè si vede anche sulla pelle che è secchino come prodotto. Non lo so, via, non mi è piaciuto. Forse boh, con la colorazione più chiara magari sarebbe stato meglio, non ne ho idea, però niente, bocciato. Comunque sia, anche lui, visto che è nuovo, se qualcuno fosse interessato, perché magari l'avete già utilizzato, vi trovate bene, lo volete, cioè, lo regalo. Sempre il stesso discorso, vi pagate la spesa di spedizione e ve lo portate a casa, se no lo butto, perché anche questo purtroppo non ho sopracciglia, a me che con sopracciglia tanto scure, da poterglielo regalare. La mia socia c'ha il tatuaggio senza pelo, quindi sarei costretta a buttarlo via. Magari è proprio una cosa mia che non mi ci trovo, quindi insomma, vabbè, se vi interessa è lì, se no poi lo frullo. Allora, adesso passiamo un po' ai gel, che praticamente ne ho uno solo questo mese, cioè ho da promuovervi, ma noto, un solo gel, e ho finito l'Opal. Questo qua della Opal, che poi boh, ci sarà sempre questa azienda, Cover Gel Camouflage Cover Milky. Allora, questa azienda qui mi contattò a suo tempo, appunto, mi mandò un po' di prodottini. Poi, come sapete ben tutti, le aziende vogliono video, video su video, io non ho tempo di farli, quindi insomma, la collaborazione è durata praticamente da Natale a Santo Stefano. Però non so se c'è sempre l'azienda. Non lo so, comunque vabbè. Tornando a lui, se per caso ci fosse, vi metto sotto nell'info box il link, però è molto carino, mi è piaciuto tantissimo questo gel. È proprio un bianco lattiginoso, però è molto latte, è proprio latte, non è bianco bianco, no, non so se ce n'è un goccino. No, non si vede. È proprio un bianco latte e l'effetto su tutta l'unghia è molto molto bellino. Allora, non è fattibile farci il baby boomer, perché comunque sia andandoci un po' di prodotto nella punta per effettuare il baby boomer, questa è l'unica pecca che ha, che cola come se non ci fosse un domani. D'estate, ad esempio, è inutilizzabile, cioè non lo potete proprio utilizzare d'estate perché diventa acqua. Acqua. D'inverno è liquido, ma facendo un'unghia alla volta si gestisce abbastanza bene. Ecco, questa è l'unica pecca che è abbastanza grande pecca, perché insomma non riuscire ad utilizzare d'estate non è molto soddisfacente. Però devo dire che mi è piaciuto, non mi ha mai dato problemi di sollevamenti, aderiva bene a qualsiasi tipo di base, perché io non avevo la loro base. E sviluppa un po' di calore in lampada come tutti i lattiginosi, come bianchi, però insomma devo promuoverlo, cioè mi sento proprio di promuoverlo perché mi è piaciuto. Quindi questo qui è l'unico gel che vi faccio vedere in questo video recensioni. Poi il fatto è che ora, avendo tutti i prodotti in negozio di unghie, è un po' difficoltosa la cosa, perché per esempio mi è piaciuta tantissimo la collezione, quella di Carnevale, di La Femme, che si chiamava Glitter Parade, veramente carina, tanto che ne ho ordinato anche un altro kit, perché come sapete è edizione limitata, quindi una volta terminata la quantità, no, ne andranno a riprodurre. E a me mi sono andati tantissimo, tantissimo, poi carini, li potete mettere sopra i colori, sopra un cover, lasciarlo sul naturale, cioè io l'ho utilizzati veramente veramente tanto, e se non l'avete presa io vi consiglio di prenderla prima che esca dalla produzione, insomma dal catalogo, perché è carina, è super versatile, insomma io l'ho trovata veramente veramente, cioè ci sono alcuni clienti che praticamente a ogni refill mi hanno fatto un colore diverso, cioè sono andati avanti per settimane con il solito effetto, cambiando colore. È veramente carina, quindi quella super promossa, mi è piaciuta tantissimo. Adesso stiamo provando l'ultima collezione, che è quella cocktail, Floral Cocktail, che sono appunto loro, questi qua. Praticamente, allora, qui il top, the top, the top, the top che vi promuovo, cioè per me è bellissimo. È lui,
l'H301. Questo, ripeto, dovete averlo. Se non volete tutto il kit, il codice sconto è Pamela 12, potete avere lo sconto sul singolo. È bellissimo. È veramente bellissimo. E questo ve l'ho detto anche nello scorso video, insomma, vi ci ho fatto una testa tanta. Questo super promosso, gente, bellissimo, veramente bellissimo. Molto bello anche l'H299 che è glitterato rosa. Carino l'H296 e l'H297 che è glitterato azzurro. Per quanto riguarda l'H298 e l'H300, che è praticamente il verde mela e il rosa pastello, nella stesura non sono semplici da stendere, quindi c'è da farci un po' di attenzione, cioè la base deve essere super, super, super perfetta, perché sennò se c'è qualche avvallamento, fa sì che ci sia un po' di trasparenza, quindi insomma bisogna farci un po' di attenzione. Sono utilizzabili, noi si usano, sono colori che vanno, però diciamo che a me quei tipi di pastello non è che mi facciano impazzire particolarmente, perché mi fanno perdere un po' di tempo. Quindi sì, si riescono a stendere, però insomma ci vuole un occhio di riguardo, perché appunto con i pastello dove c'è all'interno una percentuale di bianco, si sa che c'è un po' da ammattirci, però molto carini. Non sono colorazioni che rientrano non mi fanno impazzire sulle mani, ecco, io quando vogliono il rosino sulle mani o i verdini così sulle mani, a contrasto con altri colori, sì, ma solo una mano con quel verdino lì e con quel rosa mi vengono i brividi, ma è proprio un gusto mio personale, niente, eppure va tantissimo, specialmente il rosa, così chiarino, va alla grande. Bene, via, penso di avervi detto tutto per questo video. Vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!